noi siamo stati, come dire, spesso con la schiena un po' abbassata. Anche se io sono vicepresidente di Confcommercio, noi non abbiamo bandiere, colori, e lui, Ciccio, lo sa. E ovviamente lui ha fatto una proposta di rilancio del territorio. La mia candidatura, come diceva chi mi ha preceduto, nasce dal basso. Quello che è stato detto è la testimonianza dell'affetto che viene riconosciuto a Francesco da parte della nostra città. E questo percorso che sta facendo Francesco, in parte, mi è totalmente condiviso da delle cose che ora dirò. È una candidatura sofferta, è una candidatura che mi ha tolto tante notti di sonno, però è una candidatura voluta. Voluta non solo dai miei amici più stretti, ma voluta e partecipata da tanti, tantissimi concittadini, sia di Giada che del territorio ionico e tenneo. Manifesti sempre 6x3 in tutta la provincia di Catania, che dicono non si torna indietro. Io se la resta avanti le direi, ma io indietro non ci voglio tornare, io voglio andare avanti. Perché se dovesse succedere, daremmo una risposta a tante persone, a tanti potenti di turno che fino ad oggi hanno fatto scelte che noi sinceramente non ci hanno favorito nemmeno l'1% di quello che meritavamo di avere.